Questo è il terzo incontro quest'anno, il terzo workshop di formazione per insegnanti della rete. Il tema di questa sera è estremamente interessante e va molto al di là del titolo. Il titolo era un po' una specie di qualcosa di diverso da proporre agli insegnanti, ma in realtà loro hanno molto e sono estremamente competenti. Loro fanno parte di un'associazione che io reputo di senzienti, quelle persone che sono a conoscenza di tutto quello che c'è dietro, i sistemi, e poi ve ne parleranno, e dell'uso che viene fatto questo, e come ci si può proteggere in un mondo globale, globalizzato come questo, davanti a chi non ha nessuna regola, nessun controllo e fa quello che vuole. Quindi, questa è l'associazione che si chiama Exit, è un'associazione che si qua da Verona, poi se vorranno per la privacy si presenteranno loro oppure no. No, a te voi. L'altra cosa che devo dirvi, stiamo calendarizzando una cosa interessante, il 30 marzo una conferenza mondiale con l'educazione, sull'educazione, e si intitolerà Il coraggio dei bambini verso le STEM, libre opportunità nella scuola, ci sarà Daniele Lucangeli, Ernesto Burgio e relatori un po' da tutto il mondo. È già apparsa sul sito, c'è la bozza sul sito, sotto formazione, però in realtà non ho ancora pubblicizzata perché sto completando un po' tutte le attività e i workshop paralleli che ci saranno. Comunque sappiatelo che 30 marzo, un sabato, e sarà molto aperto anche ai bambini, perché ci saranno tutte le attività anche per alunni, tanto vi costa. Bene, io vi lascio con l'associazione uscita, o via di fuga, non potete chiamarla, eccetera, e il nome non è casuale, è il modo di uscire da un sistema per conoscendolo, e poi tutto sarà filmato. I filmati che vi faranno vedere adesso me li daranno, quindi io li caricherò sul sito con ovviamente la parte di introduzione della spiegazione. Non volevo solo dire due parole, Michele Bottari, Marchi Davide, sono porta parte appunto di questa associazione. 3x1t.org il sito, se volete segnarvelo. Exit è scritto alla maniera degli hacker, quindi 3 sta per E, poi c'è la X, poi c'è un 1 che sostituirebbe la I e poi T. Punto org. Per semplificare le cose. Tanto per semplificare le cose, no? Anche perché Exit è la mia occupata. 3x1t. 3x1t.org. Ecco, allora, come diceva Michele, adesso vedrete dei video, il tempo, come si diceva prima, è molto limitato, per cui, e invece l'argomento è enorme. Allora, noi siamo un'associazione, abbiamo, come dire, siamo posti dei problemi, ma ci siamo anche chiesti quali potevano essere i mezzi per poter risolvere o mitigare, diciamo, questi problemi. Per cui adesso vediamo questi video. E dopo sì, facciamo vedere in rapida sequenza. Uno riguarderà l'ambiente, un altro riguarda l'istruzione, un altro il bullismo, e dopo ci sono un paio così ridicoli che riguardano la pubblicità sostanzialmente. Cosa devo fare io? Clicco e basta, play. Sì.